È un'eredità pesante quella che ha lasciato Di Francesco, perché 5 anni così sono importanti, dall'arrivo in Serie A alla conquista, come dicevo, della scorsa stagione dell'Europa League. Credo che un percorso importantissimo, e quindi non c'è la voglia di mettersi in competizione, che sarei un pazzo, ma solamente la voglia di provare a continuare quello che è stato fatto fino ad oggi, quindi sicuramente tante cose positive, con qualcosa di mio che magari può essere diverso, non migliore, non peggiore, semplicemente diverso, magari con un cambio di allenatore può essere anche un po' stimolante. Quello che spero di fare è quello di continuare il grande percorso positivo fatto da questa squadra, ma da questa società in generale negli ultimi anni. 5 anni consecutivi in Serie A, l'Europa League raggiunta lo scorso anno, tante cose positive, tanti ragazzi che sono cresciuti enormemente, tanto che sono sulla bocca di tante società importanti, quindi cercare di continuare il percorso fatto, mettendoci ovviamente quello che può essere un mio pensiero, una mia idea, senza stravolgere quanto di buono è già presente, provando, ecco, a mettere qualcosa di diverso semplicemente. Ma io vorrei non rinunciare a nessuno, quindi la speranza è che possano restare tutti. È ovvio che, essendo giocatori di grande valore, di qualità e giovani, possano essere attenzionati da club importanti, però credo che il Sassuolo abbia la forza e la voglia di crescere, di manifestare la forza della società, quindi la speranza è quella di ritrovarli tutti in ritiro, che possano restare, insomma, in questa stagione. Spero che chi resti, resti per la voglia di rimanere, con la voglia di far bene, di continuare a crescere, di dare tutto, quindi spetterà sicuramente più a loro che a me.